Maila Bozzetto, imad2.it, ben trovata. Buongiorno. Allora, voi siete consulenti indipendenti, quindi chiamati in causa in prima persona per capire quali potrebbero essere i benefici sul mercato finanziario italiano di questo rientro dei capitali. Innanzitutto, come valutate anche la manovra approvata oggi? Sicuramente è un'iniziativa positiva perché consente appunto rimpatrio di capitali che possono, si spera e si auspica ragionevolmente, essere impiegati in attività produttive. L'iniziativa quindi viene ben salutata, si rimane aperto la tematica ampiamente discussa sul fatto che il livello di imposizione su questi capitali rientrati viene ritenuta un pochino troppo bassa, considerato l'indebito beneficio fiscale di cui si sono avvantaggiati in passato. Ecco, può spiegarci meglio? Sì, di fatto sono capitali che rientrano dopo appunto essere stati espatriati e senza essere stati sottoposti alla dovuta imposizione all'andata. Rientrano con un'imposizione fiscale del 5%. Chiaramente il problema e l'opportunità di elevare un'imposta più alta faceva temere la possibilità che questo scudo di fatto andasse deserto o comunque non fosse sufficientemente allettante. È stato studiato per facilitare il rientro di capitali esportati da parte di aziende, una sorta di cuscinetti di liquidità spostati temporaneamente all'estero. In questa fase di restrizione creditizia si ritiene che questo strumento possa incentivare appunto un loro rientro e una loro successiva destinazione a attività produttive. Ricordiamo che i capitali che possono rientrare annoverano tra le varie asset class anche i titoli, gli immobili, oggetti di valore, ma per quanto riguarda in particolare le attività finanziarie, ecco, quali sono le problematiche che voi consulenti dovete risolvere anche dal punto di vista della valorizzazione ai prezzi di mercato piuttosto che ai prezzi storici degli asset? Sì, questo è un problema chiaramente molto importante. Al momento mi sembra che non ci siano motivi per creare delle zone grigie al riguardo. Il problema è poi successivamente definirne laddove appunto questi capitali rientrassero non per essere destinati a attività produttive ma venissero reinvestiti da parte di intermediari, e stare attenti, questa è la raccomandazione che faccio a tutti, stare attenti alle proposte appunto che vengono fatte dagli intermediari, perché alcuni intermediari ad esempio propongono di accollarsi l'imposizione del 5%, quindi questo sembrerebbe molto allettante dal punto di vista dell'investitore, però chiaramente la contropartita che viene richiesta è mantenere questi fondi investiti presso questi intermediari che si occuperanno della gestione, però ragionevolmente ci aspettiamo che la gestione che ne verrà fatta sarà con strumenti se va bene opachi, ma comunque sempre strumenti molto costosi, perché chiaramente l'intermediario vuole rientrare di questa imposta che si è accollato. Quindi questo può aprire l'opportunità per alcuni intermediari per accattivarsi dei clienti, tenerli e anche costringerli a rimanere dentro per più anni in strumenti che alla fine dal punto di vista dell'investitore possono non essere la migliore allocazione di portafoglio. Ecco, ci interessa molto anche la sua opinione, quindi dottoressa Bozzetto, che cosa suggerite di fare ad esempio delle ricchezze che potrebbero rimpatriare? Quali sono i suggerimenti che si sente di dare in questo momento, considerando la situazione dei mercati finanziari? Sì, il suggerimento che mi sento di dare e che vale per tutti gli investitori di fatto è quello di avvalersi di consulenze indipendenti e trasparenti. Questo perché consente al cliente di innanzitutto prendere consapevolezza dei propri investimenti e quindi essere sempre al corrente di quali sono effettivamente i rischi che si sta accollando. Ecco, però concretamente le chiedevo come investirebbe questo denaro.
Sì, io in questo momento, visto alla luce anche dello scenario macro attuale, privilegierei sempre l'investimento obbligazionario, una buona parte del portafoglio investita in titoli di Stato, con una sufficiente diversificazione chiaramente, e anche enti sovranazionali, una buona parte in titoli corporate, quindi obbligazionari societari, dove lì però bisogna stare molto attenti nella selezione delle singole storie societarie, e comunque una parte di azionario, con una costruzione di un portafoglio azionario graduale nel tempo, quindi acquisti graduali di titoli azionari, proprio perché su un orizzonte di breve termine è molto probabile, a nostro avviso, che il mercato possa o continuare a stornare oppure comunque rimanere in una trading range abbastanza laterale, in attesa di risultati e di segnali dal quadro macro più confortanti. Grazie, Maila Bozzetto, www.imad2.it, Independent Advisory, società con sede a Marostica. Alla prossima occasione e a presto, arrivederci, grazie. Grazie, arrivederci. Allora,